Buon pomeriggio, bentornati a Sport Report. L'emergenza coronavirus ha messo nel caos la pallavolo sia la Serie B1 donne che la Serie C, con particolare riferimento alle partite della Fenice Libera Virtus e della Pallavolo Cerignola. Avremo un ampio spazio in merito a questo, senza tra l'altro poi trascurare l'appuntamento anche con l'Audace Cerignola. Ma andiamo con ordine. Come sapete, già da qualche giorno è risaputo che la sfida tra Torrese Napoli e Fenice Libera Virtus è valida per la quarta giornata di ritorno della Serie B1 donne. Non si giocherà dopo il focolaio che è scoppiato all'interno della formazione campana e per la federazione pallavolo. Adesso ricominciare a programmare per le partite da recuperare non sarà semplice. Il rinvio della sfida tra Arzano e Torrese Napoli per la terza di ritorno della B1 donne ha avuto ripercussioni sul proseguo di questo campionato, almeno di questa prima fase. Infatti è stata rinviata la sfida della quarta di ritorno Valle Campane e la Fenice Libera Virtus prevista proprio domenica prossima in trasferta. La conferma ci è arrivata dalla società Ofantina nella serata di martedì, facendo salire a due le gare rinviate per l'emergenza sanitaria. Dunque, toccherà alla Federazione Italiana Pallavolo stabilire la data di recupero sia della sfida di domenica prossima che quella di campionato contro Castellammare di Stabia delle Ofantine, sia alla prima giornata che anche a quella del girone di ritorno. Ricordiamo che nel precedente turno di campionato la formazione della Fenice Libera Virtus aveva vinto al tie-break per 3-2 contro Noci. E dunque la partita è stata rinviata, ma nel contempo domani il campionato svolgerà comunque la sua quarta giornata di ritorno con le sfide che vedranno protagoniste Arzano e Castellammare e di Stabia, tornata a giocare dopo un mese e mezzo dall'emergenza sanitaria, e poi Noci contro Isernia. Passiamo adesso al campionato di Serie C donne, anche qui le difficoltà non mancano, in modo particolare per la pallavolo Cerignola, che si è vista rinviare a causa dell'emergenza coronavirus e il focolaio scoppiato nel team delle Panter, la sfida di oggi contro Giovinazzo. La pallavolo Serie C donne registra il rinvio della partita tra la pallavolo Cerignola e la squadra del Giovinazzo, che avrebbe dovuto giocarsi nella giornata di sabato 20 marzo. Un comunicato stampa giunto in tarda mattinata dalla società Puxia dice che la partita è stata rinviata all'8 aprile, dopo che è scoppiato un focolaio di coronavirus all'interno del gruppo delle Pantere. In questo senso si attenderà l'esito dei tamponi che saranno effettuati nelle prossime ore e se tutto andrà bene e se verrà riscontrata la negatività all'interno del gruppo, è possibile che gli allenamenti possano riprendere per la formazione Ofantina martedì prossimo. Questa dunque è la situazione per quanto concerne il campionato di Serie C donne, che comunque vedrà disputato il suo turno, nonostante questo rinvio. Credo che la grafica ci possa dare una mano in questo senso. Ecco qui, volley curato Dinamo Molvetta, pallavolo Cerignola Giovinazzo rinviata, lo avete visto, poi Poggia Volley Sportiglia Bisceglie e Star Volley Bisceglie Volley Potenza. Adesso andiamo al calcio, il campionato di Serie B con la quinta giornata del girone di ritorno. E dunque, dopo 2 settimane per l'Audace Cerignola, arriva una impegnativa sfida in trasferta contro Portici. L'obiettivo è tornare a casa con i 3 punti. Orgoglio e riscatto. E queste sono le intenzioni dell'Audace Cerignola in vista della quinta giornata di ritorno del campionato nazionale dilettanti gruppo H. Domenica 21 marzo i gialloblu, allenati da Michele Pazienza, sono attesi al difficile confronto esterno contro Portici. I campani nel precedente turno di campionato hanno perso 4-0 in trasferta ad Opera di Aversa, mentre la formazione gialloblu ha pareggiato 4-4
4 al Monterisi contro il Molfetta, con 4 amnesie difensive che hanno consentito agli ospiti di recuperare tutte e 4 le reti con cui l'Audace poteva portarsi a casa i 3 punti. Il Vortici non vive un momento facile, con 15 punti all'attivo, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e ben 15 sconfitte, mentre la formazione ofantina vanta 5 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte, con 25 punti all'attivo ed un distacco di appena 10 punti proprio dai campani. Dunque servirà davvero tanta energia e forza per cercare di tornare a casa dalla trasferta di Portici con i 3 punti essenziali per proseguire un cammino in sicurezza. È proprio il cammino in sicurezza, legato soprattutto anche alla condizione dell'emergenza coronavirus. E per il momento, almeno per quanto concerne il quadro delle partite che avete visto durante il servizio, ma che prego la regia di poter rimandare, sono tutte confermate: Passano Gravina, Viteli Sandia Brindisi, Panca Villa Picerno, La Bella Bitonto, Molfetta Sorrento, Nardò Aversa, Portici Audace Cerignola, Taranto Casarano ed Altamura Puteolana. Quindi almeno per ora non c'è nessun rinvio. Bene, è tutto per questa edizione del sabato di Sport Report 24. Vi ringraziamo come sempre di averci seguito. Vi ricordiamo che la nostra informazione torna come sempre domani con il TG della domenica e poi naturalmente con il nostro TG sportivo domani alle 13. Grazie per essere stati con noi. Buon pomeriggio a tutti.